Le valvole olodinamiche convenzionali si suddividono in valvole a solenoide, come ad esempio le valvole direzionali, e valvole senza solenoide, a regolazione manuale come valvole di controllo, pressione o portata. Nelle valvole proporzionali a solenoide, invece, ciascuna variazione avviene in modo fluido, senza stacchi. Ad esempio, una valvola di controllo direzione regola la posizione di un cursore che agisce poi sul cambiamento di direzione del flusso e grazie al solenoide quel cursore può essere regolato in modo lineare al posto di poter scegliere solo fra un numero limitato di posizioni fisse e predefinite, come nelle valvole convenzionali, un po' come accade con i dimmer delle luci di casa che permettono di variare intensità di una lampadina in modo continuo, anche di poco. A livello tecnico, il segreto è un solenoide che varia la posizione del cursore in modo proporzionale alla corrente di pilotaggio. Questa tecnica è chiamata PWM, modulazione a larghezza di impulso. Il risultato sarà un movimento dell'attuatore totalmente fluido in qualunque condizione, senza posizioni fisse e definite e senza scatti. La presenza di un compensatore a cavallo della valvola semplifica poi il controllo della portata, rendendolo più stabile e indipendente dal carico. Nelle valvole convenzionali di portata e pressione, invece, il solenoide non è presente. Aggiungendolo però, si può consentire la regolazione continua della valvola in due modi: da remoto tramite un potenziometro oppure con un PLC, consentendo di variare pressione e portata durante il ciclo di funzionamento della macchina. La logica proporzionale consente quindi maggiore controllo ed è per questo che sempre più costruttori di macchine hanno deciso di adottarla. Hydronit offre una gamma di valvole proporzionali completa per l'impiego sulle proprie centraline modulari compatte.